Sottosegretario, buongiorno. Grazie per la sua disponibilità, ovviamente. Buongiorno, buongiorno. No, parlavamo di incendi dolosi, grazie parlavamo... a voi per l'invito e buongiorno a tutti. Ma scherza, ci mancherebbe altro. Parlavamo di incendi dolosi, insomma, questo è un altro aspetto, no? Che molte volte siamo costretti ad affrontare. In Italia per interessi economici si va poi a distruggere case, vegetazione e quanto altro. Questo è un altro problema. L'ex ministro Minniti aveva detto che erano addirittura dei terroristi coloro che appiccavano gli incendi. Beh, sicuramente è un colpo al cuore, poi tra l'altro sono particolarmente vicino alle tematiche ambientali e alle tematiche della tutela degli animali, quindi senz'altro sono atti assolutamente inaccettabili e di un livello di crimine grave, ecco, che siano fatti per puro diletto, che siano fatti per motivi economici, per speculazione edilizia, non ci possono essere giustificazioni e quindi vanno repressi con forza. Ma la repressione può arrivare fino a un certo punto, quindi noi sicuramente possiamo inasprire le pene, le sanzioni, ma dall'altra parte ci devono essere controlli per zone verdi che devono essere maggiori, perché in questo caso la prevenzione è tutto, perché poi andarli a trovare poi è comunque molto complicato e difficile, certo. In ogni caso si arriva sempre in ritardo rispetto a un disastro che è già stato portato a termine. Sottosegretario, a proposito di reati e di questi controlli, molte volte si è parlato, soprattutto negli ultimi mesi, del fatto insomma di polizia ce ne sia poca, di guardia di finanza altrettanto, forestale, carabinieri, insomma, che molte volte ci si scorda, ci si dimentica che magari quando si parla di finanziarie e di manovre bisognerebbe mettere... E penitenziaria, mi permetto penitenziaria, di aggiungere. Lo stavo dicendo tra l'altro perché dopo le devo fare una domanda anche su quello che è lo stato ovviamente delle carceri italiane. Prego. Sì. No, sicuramente noi abbiamo dei vuoti d'organico inaccettabili, sia per il controllo del territorio, sia per l'espletamento di procedure di giustizia, quindi abbiamo bisogno di un intervento e di maggiori risorse a livello di uomini. Immagino che già col decreto concretezza del Ministro Buongiorno, sia con l'intervento in legge di stabilità si possa far fronte a questa carenza, sia con assunzioni che possono essere nei vari comparti, riferimento al nostro Ministero sicuramente bisogna puntare, vista la carenza d'organico attuale, allo scorrimento delle graduatorie, sia per la polizia penitenziaria, sia per gli assistenti giudiziari. Questa sarà la nostra direzione e poi ovviamente anche a concorsi straordinari perché i pensionamenti ci mettono a serio rischio la tenuta di questi corpi. Quindi sicuramente entro questo 2018 si dovrà procedere a procedure assunzionali nei vari settori delle forze dell'ordine e della giustizia perché ne abbiamo assolutamente bisogno. Ha fatto più o meno un calcolo anche con i suoi tecnici, insomma, visto che parliamo di manovra in questi giorni, di quali risorse abbiamo bisogno più o meno come Ministero? Anche per altri aspetti ovviamente, non solo da questo punto di vista. Ma noi avremo bisogno... Sì, avremo bisogno di circa 3.800 unità di polizia penitenziaria e per tamponare e per raddoppiare le assunzioni del precedente anno avremo bisogno di circa 7.000 unità di personale degli uffici giudiziari. Sottosegretario, abbiamo visto negli ultimi giorni, le faccio soltanto, presto, bandiremo. Soltanto questa domanda perché chiaramente stiamo parlando di un caso di cronaca che abbiamo vissuto la scorsa settimana e però si è tornato a parlare di quello che è ovviamente le condizioni nelle carceri italiane, questa donna che ha buttato i due bambini per le scale, ovviamente una donna che non stava bene, chiaramente stiamo parlando di un fatto clamoroso, però molti in qualche maniera sono tornati proprio su questo aspetto, come si sta nelle carceri italiane, quali sono le problematiche, insomma c'è stata anche qualche fuga negli scorsi mesi da carcere anche insomma abbastanza grossi. Ci sono 60 grossi. Bambini nelle carceri, ci dovrebbero stare in carcere? Assolutamente no, ci sono delle criticità enormi nelle carceri italiane, mi permetto di dire che però in tutti questi anni il problema a livello strutturale non è stato mai affrontato e risolto, si sono messi solo dei tamponi per fare una bella figura in Europa, ma alla fine le persone che continuavano a vivere nelle carceri, continuavano a lavorare nelle carceri come gli agenti di polizia penitenziaria o gli educatori o amministrativi, di certo non se la passavano assolutamente bene, vivevano in condizioni non dignitose e lo sappiamo. Prima di tutto è necessario capire che su un bilancio, appunto il bilancio riservato all'edilizia ordinaria e straordinaria di circa
5 milioni di euro, che è assolutamente insufficiente, dobbiamo assolutamente aumentarlo. Dobbiamo sbloccare tutti quei progetti che sono fermi rispetto al vecchio piano carceri, per cui sono già stati finanziati 80 milioni di euro, ma dobbiamo far partire questi progetti, e garantire ovviamente con le assunzioni appunto personale che possa tenere sotto controllo la situazione all'interno delle carceri. Tutto questo è possibile farlo anche ovviamente per le detenute madri, che però in molti casi vivono in situazioni assolutamente tenute sotto controllo e con ampi spazi. Il problema della detenuta di Rebibbia, mi permetto di dire, non è un problema che attiene alle norme, perché già la facoltà di scontare, di espiare la pena o la misura cautelare in una struttura esterna controllata ci sono e c'erano due posti disponibili. Il problema è che questo caso non attiene con la normativa di cui noi stiamo discutendo, ma tiene con un caso che poteva essere valutato dal giudice in un modo o nell'altro. Il giudice ha valutato, secondo esigenze di natura cautelare, di farla rimanere nel carcere, e quindi questa scelta è stata presa. Ma la possibilità di mandarla fuori c'era. Il problema vero è accertare le responsabilità, visto che il dubbio che viene è: questa donna doveva stare con questi suoi due figli o aveva problemi e quindi non ci doveva proprio stare? Questa è la domanda. Senta, a proposito di carceri, il problema della radicalizzazione, abbiamo raccontato poco fa la Bossi-Fini, il reato di clandestinità, sempre più migranti, immigrati clandestini che finiscono in carcere. Esiste questo problema? Il decreto sicurezza, per esempio, parla, e lo facciamo vedere ancora una volta se Gabriele Filippini è d'accordo, per esempio la revoca della cittadinanza italiana a carico dei condannati per reati di terrorismo è una delle cose che sono state stabilite, oppure per esempio i crimini, l'ampliamento dei reati che provocano la revoca del permesso di rifugiati, la violenza sessuale, lo spaccio di droga, la violenza pubblico ufficiale, mutilazioni sessuali, furto aggravato, traffico di droga. Insomma, sottosegretario, si dà una risposta oppure si rischiano, come è il dubbio di tanti in questo momento, di aprire ancora canali di illegalità e quindi di riempire magari le carceri e di provocare quei fenomeni di radicalizzazione che tanto ci spaventano? Ma sono misure forti, indubbiamente, in un momento in cui il problema esiste, il problema del terrorismo esiste, il controllo ci deve essere. E quindi, se sono commessi fatti gravi, anche non solo di terrorismo, ma reati gravi nel nostro paese, una risposta ci deve essere, e appunto questo decreto la dà. Poi ovviamente ci sarà una discussione in Parlamento e lasciamo al Parlamento il suo lavoro. Dall'altra parte però noi dobbiamo dire che bisogna intervenire anche nelle carceri per la radicalizzazione. Con l'esercizio della delega sulla riforma dell'ordinamento penitenziario investiamo anche in mediatori culturali ed interpreti, perché molto spesso il problema è proprio individuare queste cellule all'interno delle carceri e quindi capire la loro lingua e cercare di intervenire prima che questi possano fare il proselitismo all'interno degli istituti e quindi dividerli. Questa è un'opera molto importante su cui dobbiamo riflettere, non solo per il terrorismo ma anche ai fini di criminalità organizzata di stampo mafioso, che si propaga molte volte nelle carceri e prende il controllo all'interno di certe carceri. Su questo dobbiamo essere fermi, ma è una priorità del governo. Certo. Sottosegretario, noi la ringraziamo per essere stato con noi. Avremmo dovuto fare, voluto fare tantissime altre domande, però corriamo perché le notizie oggi sono tante. Grazie mille per essere stato con noi. A Vittorio Ferraresi, sottosegretario alla giustizia, e soprattutto buon lavoro. Insomma, ne avete sicuramente bisogno di questo augurio. Grazie a voi, a presto.